Amici di Rete 55, Cinque, una buona sera, puntata speciale di Bocce Forum, speciale perché c'è qui con noi, non potrebbe essere altrimenti, Caruccio Martignoni. Beh diciamo il, il massimo delle bocce, quello che c'è al capo di tutta la Federazione Boccistica Italiana. Marco Giugno De Santis, lo conoscete tutti, è stato eletto due anni fa presidente. E' qui con noi, è un onore per noi averti qui. Vieni dopo aver già passato questo, questi spazi e aver fatto anche delle promesse di ritornare. Sei qui e eh, a noi fa piacere. <ride> Speriamo di trovare. Faremo due puntate in questa, in, questa, in questa occasione. Faremo la prima puntata per questa sera alle 21.15 e venerdì prossimo ancora alle 21.15 in modo tale che apriamo un... Uh, un arco completo di quello che riguarda il mondo delle voce. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi. Presidente, benvenuto. Allora ha detto Carluccio, due puntate davvero speciali insieme a lei. Tanti temi di cui parlare. Parliamo dagli arbitri, perché insomma questo sport eh, ha bisogno di arbitri, ne aveva parlato anche eh, nel suo programma eh, elettorale per diventare presidente. Cosa è stato fatto fino adesso? Ancora non ci sono degli arbitri, perché sappiamo, lo ricordiamo, che adesso eh, le squadre si arbitrano da soli. Giusto, Beh, non è proprio così. Nel programma elettorale io ho posto appunto, il problema arbitrale sotto due profili. Il primo è che abbiamo dei costi eccessivi, a volte veramente esorbitanti e fuori luogo per una federazione che, ripeto, stiamo parlando di dilettantismo, una federazione che non è ancora olimpica ma è paralimpica e che naturalmente divide nettamente lo sport per tutti dall'alto livello. Quindi il profilo economico l'ho dovuto affrontare immediatamente. Il secondo problema era quello dell'autonomia, perché troppe volte riscontravo che erano un po' ostaggio gli arbitri delle, 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 diciamo delle strutture nazionali, delle strutture territoriali, di quel presidente, di quel presidente provinciale, regionale. Questo non può andar bene nello sport. Io sono, ritengo che gli arbitri siano un settore a parte, super partes. Come lo debba essere la giustizia sportiva. Per cui il mio precipo compito è stato, il primo compito, è stato proprio quello di dare e accordare autonomia con la struttura che avevo, con gli arbitri che avevo. Non sono forse ancora all'altezza, ma stiamo partendo. Quindi è stata accordata autonomia all'AIAB, quindi è un settore autonomo, dietro le indicazioni sempre del Consiglio federale e soprattutto si è cercato di ridurre le spese. Come ridurre le spese? Dando qualità all'alto livello, perché è giusto che gli arbitri dell'alto livello. Come avviene in tutti gli sport, prendano quello che è giusto prendere perché fanno un grande servizio e soprattutto ridurre quello del, dello sport per tutti, come con gli arbitri societari. Perché? Perché naturalmente le, io sono stato un atleta, quindi so cosa voglio dire, ho arbitrato sempre le partite e credo che questo sia uno sport dove il giocatore o il sostenitore o lo spettatore, sempre naturalmente tesserato, possa arbitrare certi incontri, non quelli di alto livello. E in questa maniera si produce un duplice effetto, quello di premiare le società più virtuose che mettono a disposizione la mattina per le gare di sport per tutti i, tes i propri tesserati, quindi riceveranno un contributo della federazione, quindi è una cosa molto importante, e nel contempo premiare questi eh, arbitri societari che possono diventare attraverso una formazione il futuro arbitrale, quindi spe sperando che siano più giovani possibili, proprio per ricambiare, per un ricambio generazionale di un settore che è vitale e che ha bisogno assolutamente di ricambio. Bene, questa è una spiegazione molto spiegazione generale. importante, interessante, sono stati due anni di cambiamenti importanti. Questi da, da quando è diventato presidente, cosa è cambiato? Quali sono state queste <ride> modifiche? Allora, da quando sono diventato presidente è cambiato tutto. In tutti i settori, io ho citato il programma elettorale eh, circa 15 punti, li ho trattati quasi tutti, eh, chi in maniera prioritaria, chi in maniera secondaria, ma li devo trattare tutti perché avevo notato, e considerate che io sono 52 anni che gioco a bocce, che frequento questa federazione, eh, ho visto un immobilismo incredibile e soprattutto un depaporamento di quella che erano le non solo le tradizioni, le tradizioni vengono mantenute. Ma il depaperamento è stato sulle componenti essenziali e vitali di questa federazione, che sono quelle sociali, quelle integrative, quelle inclusive, quelle amatoriali, quelle promozionali. Cioè quella convivialità, quell'amalgama che crea e determina il gioco delle bocce, lo sport delle bocce, credo che pochissime federazioni l'abbiano e noi dobbiamo recuperare quello attraverso progetti di promozione. Quindi eh, rinervare quello che è il tessuto connettivo della federazione nazionale attraverso politiche diverse, perché è cambiato lo sport. Stiamo cambiando il CONI dopo tantissimi anni. Io sono un Uomo CONI, sono, sono un dirigente, uno dei massimi dirigenti dello sport italiano, non solo politico come presidente, ma ero segretario generale per tanti anni del Comitato Paralimpia, quindi sono un dirigente dello sport. E vi assicuro che se c'è un cambiamento del CONI ci sarà anche un motivo. Posso anche non essere d'accordo, perché le cose cambiano. La natalità non è più quella di prima, ci sono 4 milioni. Di sportivi meno rispetto al passato, quindi stanno cambiando le dinamiche, dobbiamo cambiare anche noi le dinamiche, quindi dobbiamo puntare molto più sul sociale, dobbiamo puntare molto più sulla disabilità. Quando sono entrato, avevamo 35 iscritti, oggi ne abbiamo 1100. È un fiore all'occhiello incredibile. È stata fatta una politica, una progettualità. Oggi ho firmato un protocollo d'intesa importantissimo con la Dognocchi, la fondazione, conosciuta non in Italia anche all'estero, per far sì. Che, sia, che funga da serbatoio per i nostri atleti futuri disabili, che, noi, che non dimentichiamo noi andiamo alle Paralimpiadi, noi siamo una federazione olimpica perché siamo paralimpica e potremmo diventare olimpica anche, anche quest'altro anno. Quindi nuove forze, nuove componenti e soprattutto nuove sinergie, nuove strategie. Io questo sto predicando da tanto tempo, sia al territorio sia alle società. Le società devono ricevere i contributi, ma non tutte, quelle virtuose. Quelle che fanno promozione e quelle che credono nella crescita del movimento. È facile dire ci serve questo, ci serve quell'altro. Io ho fatto il presidente di società e so cosa vuol dire gestire una società. È difficile, è complicato, però se tu fai il presidente, se tu ci credi, devi trovare le risorse per mandare avanti la tua società. Caruccio, il presidente è un uomo d'esperienza non solo dal punto di vista delle tante cariche, coni, sportive e quant'altro che ha avuto. Ma è soprattutto un uomo di campo perché ha giocato, questo certo, fa la differenza. Certo che fa la differenza, adesso conosce tutti quelle che sono i, le sfaccettature delle voci, perché parlare con Giulio De Santis di voce è una cosa più che naturale, perché ne sa come tutti quelli che giocano. Beh, la, stessa, la domanda che si, fa, che si può fare al Presidente è quella di la differenziazione delle quote di iscrizione delle, delle categorie. L'alto livello, la la B e la C. Sarebbe il caso di cominciare a ragionare su quello che i premi che devono essere diversi ma anche le stesse quote di iscrizioni, che sarebbe la cosa migliore. Le quote di iscrizione alle gare? Sì. Beh c'è una differenza, no? No, c'è solo per l'alto livello, o la nazionale, chiaramente, ma le gare regionali serali. Sì. Io che gioco in C pago la stessa di quello che gioco in A. La differenza però è sostanziale. Io sarei, sa... sarei più che d'accordo che credo ci sia... che eh, sia una cosa buona e giusta, come si dice, sono tante le cose da cambiare, questa la ritengo una cosa giusta. Credo che lo sport debba essere correlato a quelle che sono le potenzialità certo. espresse. Come il giocatore di A paga una quota differente dal giocatore di B, dal e, giocatore di C e dal di... giocatore di D, credo che anche nelle iscrizioni a seconda della valenza della gara ci debba essere una differenziazione, quindi mh, ne prendo nota. Mi fa piacere qua in, dif in diretta differire. Le lanciamo. Le lanciamo. Le lanciamo. Eh, io aspetto proposte da voi perché questa è una proposta interessante come la proposta della terza partita dei gironi che si potrebbe benissimo toglierla ai giocatori che naturalmente eh, hanno altre possibilità e già il fatto che è uno degli sport che fa circolare denaro dovrebbe essere un privilegio per i giocatori e per gli atleti. Quindi è darlo qui in questo caso alle società, e aiutare questa, le società. Perfetto. Aiutare le società come non è giusto aiutare le società per esempio invece quando le aiutiamo, quando si devono iscrivere ai campionati. Quando una, una società si iscrive al campionato deve avere i mezzi per iscriversi al campionato e sostenere quel campionato. Questo non avviene perché mentre da un lato è giusto che le società chiedano aiuto, dall'altro però devono anche considerare le società che la federazione è una delle poche, forse l'unica, che aiuta le società in maniera diversa ma le aiuta. Presidente certo. come stanno le bocce in Italia oggi? Allora noi innanzitutto da un punto di vista di immagine, di riconoscimenti, da un punto di vista proprio di energie profuse, eh, siamo veramente all'avanguardia a all livello italiano rispetto al precedente. Io ho attestati di stima da parte del CONI, da parte di altre federazioni e questo a me fa molto piacere. Da un punto di vista eh, più effettuale, cioè da un punto di vista proprio del, del polso della situazione... Devo dire che dobbiamo ancora crescere tantissimo, stiamo facendo delle grandi rivoluzioni, soprattutto sul territorio abbiamo fatto delle grandi rivoluzioni che daranno assolutamente profitto da qui a pochissimo tempo, però bisogna crederci perché eh, quello che è mancato a noi è il ricambio generazionale, il ricambio della classe dirigente sia a livello territoriale sia a livello nazionale sia a livello societario. Questo è fondamentale, per fare questo io sto facendo una politica incentrata principalmente sulla formazione. La cultura sportiva è la prima cosa, se tu non hai cultura sportiva non puoi creare una grande federazione. Quindi la formazione a noi è mancata del tutto, avevamo, non avevamo neanche un pacchetto formativo. Io ho la fortuna di dedicarmi moltissimo, anche perché è il mio secondo lavoro insegnare all'università, quindi so di cosa parlo e questo mi fa molto piacere, sto cercando di, sto creando pacchetti formativi insieme al Consiglio federale diversificandoli in base ai ruoli, abbiamo creato tre ruoli tecnici, prima ce n'era uno solo, quindi c'è un istruttore di specialità, un istruttore generale di, di tutte le specialità e un allenatore. Quindi questo è un qualcosa di importante che è stato riconosciuto dal, cuore, dal CONI e dalla scuola dello sport. La formazione è fondamentale, la didattica è fondamentale, i rapporti con l'università e con la scuola sono fondamentali e soprattutto fondamentali sono corsi, corsi e corsi che dobbiamo fare a tutti i livelli per i tecnici, per gli arbitri, per i dirigenti. Comitati provinciali, sì. praticamente prossimi alla chiusura o quasi chiusi? No, no, già chiusi. Già chiusi, cosa succederà adesso? Cosa è successo? È stato eh, un progetto che ho portato avanti con tanti Presidenti di Federazione, quindi non è un progetto che nasce dal sottoscritto dal Consiglio Federale, è stato condiviso a pieno dal Consiglio Federale, è un progetto che riguarda tante federazioni, che riguarda il CONI, che riguarda la Presidenza del Consiglio, che riguarda lo Stato italiano, che si è stufato di spendere e buttare fondi perché sono soldi veramente gettati, gettati perché creare sovrastrutture, quando c'è un comitato regionale, c'è una regione, è come le province, il discorso delle province è il discorso delle regioni, lo possiamo fare pure là, ci sono ancora, anche lì c'era, ci, ci sono ancora perché è stato fatto il referendum, ma se il referendum fosse stato in un'altra maniera, allora nello sport non c'è il referendum, nello sport ci sono le leggi che cambiano, è stata modificata la legge dove si è previsto che laddove soltanto fossero stati necessari i comitati provinciali sarebbero potuti rimanere in vita. Io credo che è necessario è una parola diversa da opportuno e conveniente, per cui noi abbiamo lasciato in vita alcuni comitati provinciali, non abbiamo soppresso i comitati regionali, abbiamo soppresso i comitati regionali non ritenuti necessari, perché abbiamo ritenuto e riteniamo che un delegato con una struttura adeguata, con delle risorse economiche e soprattutto umane adeguate possa svolgere egualmente il compito che svolgono i comitati provinciali, i presidenti provinciali. In tantissime federazioni non sono presenti neanche i presidenti regionali, sono presenti i delegati regionali. Questa era una nostra abitudine, un nostro retaggio, una nostra remora che naturalmente eh, è stata eh, così dissipato questo, questo fu, dubbio sul comitato provinciale e delegato anche da, da una normativa che eh, ha riguardato quasi, tutta la maggiora, quasi tutte le federazioni, sono tutti d'accordo, è d'accordo il CONI, sono d'accordo tutti. Sto cercando di far capire che non riguarda, ripeto, una, una, un discorso personale del Presidente De Santis o del Consiglio federale, ma riguarda quello che è lo stato dell'arte del Paese e dove vuole andare il Paese. Io, io ricordo che il CONI e il CIP, i due enti pubblici, non hanno i comitati provinciali, ma hanno i delegati. Bene, siamo in chiusura, siamo in, chiusura. in questa prima puntata. Ricordiamo che settimana prossima saremo sempre qui in compagnia del Presidente federale. Grazie mille, grazie Carluccio per essere stato con noi. Grazie, grazie, per grazie a voi. Teori. A settimana prossima. Grazie.